Ferrari, ciao a tutti, finalmente sono qua a giocare a Halo 5, un gioco che attendevo di più, e la mia voce sarà alquanto bassa perché in questa stanza, al contrario delle altre, c'è un silenzio che fa paura. Comunque sto giocando a Warzone, modalità che avevo visto soltanto in video finora, non avevo visto nemmeno nessuno che stava giocando, che sono già stato ucciso, che è buono. Poche persone qua a provarlo, incredibilmente, magari sono passate prima tutte. Comunque Warzone è la modalità, a quanto pare, principe di Halo 5, semplicemente per il fatto che non c'è mai stata. E... apre sicuramente nuovi orizzonti, infatti, dato che bisogna combattere non solo con gli altri nemici, ma anche con nemici controllati dal computer. Ad esempio adesso stanno arrivando dei Covenant, eccoli qua. Uccidere dunque i nemici umani non è l'unico modo per vincere, infatti bisogna anche uccidere le persone che i Covenant o i precursori che sono qua in giro. Ho tirato giù. Uccidere insomma anche i nemici controllati dal computer fa accumulare punti. Chi raggiunge il limite di punti, che adesso non ricordo sinceramente, vince la battaglia. Oppure si possono semplicemente conquistare le basi nemiche. Sto giocando con uno schema pulsanti che non è il mio, infatti non me lo trovo. Allora, ad essere sinceri, non è più l'Halo di una volta, non riesco a trovare, anzi forse sì, l'unica cosa che riesco a trovare del vecchio Halo è il fucile qui in mano, il fucile d'assalto intramontabile, che tra l'altro hanno anche avuto il coraggio di togliermi in Halo 2. In testa con i tasti delle granate del corpo a corpo. Sono abituato a Destiny. Ups! Ok. Andiamo su un'altra arma. Questi ci sono altri tasti da usare, ma a quanto pare non c'è niente, bisogna aspettare altre release, altre modalità. Ma ci sono nemici umani, ne sono sicuro. Ok, non mi fanno paura nemmeno se sono umani. Eliminare ancora un po'. Ecco qua un po'. Ah, infame. Come al solito la tattica, la strategia e la comunicazione la fanno da padrone qua. Certo è che non posso cominciare a giocare con le persone così, a caso. Non ho jetpack a quanto pare. E il mio sta vincendo un po'. Thank you.
sinceramente mi piace molto il fatto di poter mirare come negli altri giochi quel mirino effettivo dell'arma. È una cosa che non è molto da Halo, perché tipicamente Halo non abbracciava queste meccaniche, però è bello vedere anche un'evoluzione del genere e riuscire a capire come poter giocare in modo innovativo. Ah, devo essere abbastanza vicino per sparare. Credevo anche che fosse molto più difficile uccidere nemici questo. Non detto, fosse molto più difficile uccidere nemici di questo caso. Comunque, vi faccio vedere praticamente la partita integrale, che dura 18 minuti se non mi sbaglio. Dura l'infinità di tempo. Comunque esistono queste stazioni, si chiamano Rec Station, in cui si possono decidere le armi da prendere in base alle proprie, ai propri livelli, in base a quello che hai fatto prima di essere morto. Ad esempio, mi piacerebbe provare questa, al posto del fucile d'assalto. E anche selezionare nuove armi, nuovi potenziamenti, nuove abilità, abilità che non ho ancora avuto qui dentro. Ecco, lì c'è un obiettivo, spero di poter andare a prendere. Non so cosa mi hanno deciso. Ecco, i soldi che avevo li ho spesi. Mo ricomincio da capo. Ovviamente ci sono anche persone con noi, oltre a essere contro di noi, come questi Marines. Finalmente qualche nemico reale. Wow, ha avuto una brutta fine. Adesso andiamo con lui. Se è andata così, allora sì, fammi salire, bravo. Moriva la cavalleria. Non so cosa sia successo. Dai, che lo visto. Ci stava provando. Ancora poco, dai. Se magari non fosse dietro l'edificio potrei sparargli. Un po' troppo sensibile per i miei gusti questo joystick. È ancora vivo. Non so dove sia, sopra di me non posso sparargli. Stando fermo in macchina succedono queste cose. Ricominciamo. Questo somiglia tanto a un elephant, che dopo Halo 3 non ho più visto. Ok, double kill, ci stava. Non so da dove arrivano. Oh, porco cane. Ok, meglio così. Dai, muori tu. Lasciamogli pure l'altra granata. Qua vicino. Da qui. No. Ok. Non è un bel posto dove stare. E sorprendentemente ora stiamo vincendo.
cavolo, non una grandissima decisione. Detto questo, wow, la mia granata non gli ha fatto niente. Ah, non può spararmi. E ora può spararmi. Ah, sono a livello 5, ora vediamo cosa posso comprare. Vediamo un po' cosa riesco a fare con la precisione. Magari qualcosa del genere. Ok, molto meglio. Wow, l'ho preso in faccia, registrata pure. Ho sparato a caso. Au, qualcosa mi ha colpito. E vai giù anche tu. Giù. Pam in faccia, perfetto. Incredibilmente sto facendo meglio con questi due gironi che non altro. Anche tu, giù, porco cane. Oh, mi sta coprendo con granate qui. Non vedo più nessuno. Ma basta, la mia serie fortunata è finita. Ho un proiettile. Dai, vieni fuori. Fanculo. Quando ti sparano la mira sfugge. È una buona cosa, cioè è equilibrata. Tirate questo. Sembra un altro. Sì. La miglior granata della mia vita. Poi era un fucile a pompa livello 6 che posso prendere. Come sai, per ancora fucile precisione, tanto mi sono comportato bene. Mancano 5 minuti, posso ancora fare la differenza. Lui cos'è? Era qualcosa. Ah, era un minuto. E quello è uno che dovrebbe uccidermi in 2 secondi. Quindi andiamo altrove. Mi sembra sicuro e tranquillo. E quello là. Ma che t'ho visto? C'è qualcosa che si è teletrasportato lì. Ma che diamine è? Porca troia. Se uccido lui, 200 punti di danno. Infatti è manco. Ah, se uccido lui vinciamo la partita. Ok, continuiamo. Seriamente, se uccidiamo lui vinciamo la partita automaticamente, perché ci darà 200 punti che presumo siano esattamente quello che ci servono. Wow, è forte, è decisamente più forte di noi. In questo momento mi sembra quasi di giocare a Destiny. Ad essere... giocare... wow! Wow! Dicevo così perché Destiny è pieno di nemici del genere. Serve questo contro di lui. Sempre che lo trovi di nuovo. Ma abbiamo vinto. Perfetto. Questa era tutta l'intera partita di
Warzone. È sicuro che è bello, nonostante alcune persone possono dire questo non è il vero Halo, tutte quelle robe lì lasciatele da parte. Anche se non ha molto dell'originale, è comunque un gran bel gioco, e se la modalità multiplayer viene seguita così bene, è ritornata la mano, non so perché. Vi assicuro che è veramente una gran cosa. A quanto pare sono stato l'ultimo a giocare. Che fortuna! Sono le 8 di sera e ora si torna a casa per scrivere. Ah no, ok, riparto. Si torna a casa per scrivere anteprime e magari filmare qualcos'altro. Per... Ciao a tutti da Game Soul e Mark. Ciao.